rispetto a quella di cui dispone. Intanto queste immagini sono state girate dal pilota austriaco Hans Binder con un filmato che la televisione vi ripropone. Osservate la chicane che ha sostituito la velocissima curva dopo il traguardo. In questo punto la velocità è di circa 120 all'ora, si esce, si sale, dunque si fa quella chicane in seconda, poi terza, quarta, qui siamo a circa 260 all'ora per poi rallentare e affrontare la curva Sebring, come vedete nelle immagini, in quarta a circa 190 all'ora. Ecco, questa è la curva Sebring, 190 all'ora in quarta. Adesso si comincia a salire, ma qui si mette la quinta, avete visto il pilota che ha cambiato, la velocità sale a 275-280 in quinta o in sesta, seconda che il cambio sia a 5-6 marce, dopodiché il pilota affronta la curva Bosch, dove ieri Vittorio Brambilla per un bloccaggio dei freni ebbe un testa coda piuttosto volento. Questa curva Bosch si percorre in terza a circa 160 all'ora. Ecco questa curva Bosch, stamattina l'acqua scorreva a fiumi in questa curva in discesa, quindi quarta per affrontare a 170 all'ora quella che viene chiamata la chicane Texaco, che si affronta a circa 170 e si continua a dosare acceleratore e sterzo perché è praticamente una successione di due curve. Questa è la prima, qui si mette la quarta, si esce e si comincia ad accelerare ulteriormente per salire a circa 200 all'ora, si mette la quinta, l'avete visto poco fa, e si va verso la curva Rindt, che è la curva che poi mette nella zona del traguardo. Anche qui la velocità sale oltre i 240, la curva Rindt si affronta in quarta a circa 200 all'ora, per poi uscirne a 240, mettere la quinta o la sesta e affrontare il rettilineo per riportarsi poi alla chicane. Complessivamente il circuito misura con l'aggiunta della chicane 5.942 metri e 48 centimetri contro i 5.909 metri.